Alberto, dai. Senti, inizia un mese fondamentale. Fondamentale. Sì, sì, fondamentale. Sono 7 partite, 21 punti a disposizione. Speriamo di farne 13, così siamo tutti già contenti. No, è chiaro, sono 7 partite dove ci si giocherà la salvezza, la tranquillità, e quindi siamo pronti a questo rush finale. Speriamo di... È un mese però che richiede... grande dispendio di energie, esatto, fisiche e mentali. Tu hai una rosa... molto, non corta, di più. Però sono consapevole che questi ragazzi tireranno fuori delle grandissime prestazioni condite anche da grandi risultati. Perché li vedo in crescita, li vedo concentrati. Oggi hanno fatto un allenamento bellissimo. Quindi hanno capito che questo mese, oppure questa settimana, potrebbe già essere una settimana molto importante. Se fai 7 punti, da 7 punti in queste 3 partite, sono convinto che siamo quasi salvi. E io 7 punti in 3 partite? Sì. No, è chiaro, se poi se ne vengono 5, quelli che vengono, io ho detto che se dovessimo fare 7 punti in 3 partite sarebbero, diciamo, un viade per la salvezza. Al di là che uno ci mette impegno, ci mette cuore, sono seri, professionali, però voglio dire, gli impegni sono quelli. Se uno ogni 3 giorni è in campo, non è che può fare... No, cercheremo di fare del turnover mirato con quello che... la rosa possibilità ci dà, perché né per martedì né per Latina recupereremo Delia, che tu invece speravi di avere. Speravo davvero. Bella notizia. Evidentemente le mie preghiere non sono andate a buon fine, non riesci a recuperare. E Rizzo? Secondo me per Trapani potrebbe venire in panchina, e per Latina essere pronto. Quindi anche Rizzo domani? No, ma non ha fatto mai un allenamento, non c'era neanche qua. No, chi l'ha detto aveva sbagliato. Io avevo detto che forse erano per Trapani, allora escludo Delia perché ancora non riesce a fare determinate cose, e Rizzo vediamo. Quindi sono questi, e quindi è la stagione questa, vedete? Chi? Ebagua è squalificato. No, per Trapani. Petrano gioca 90 minuti, è ora che comincia. No, non è pronto, però no. Deve giocare 90 minuti. Di quello ne parleremo. Sì, no, parleremo. Dai, sì, esatto. Sì, certo. Senti, mi pareva 4-3-3, poi invece pare che tu preferisca fare 4-3-1-2. No. Abbiamo provato tutte le due soluzioni. Abbiamo provato il 4-3-1-2, il 4-3-3, come abbiamo fatto ultimo. Magari può essere che Bellomo alle spalle delle due punte ti dia più... Sì, sicuramente. Secondo me è questo che ultimamente abbiamo fatto bene sia col Pisa e con il Brescia. Quando abbiamo avuto due punte là, e Bellomo dietro le due punte. E quindi potrebbe essere una soluzione importante. E quindi abbiamo provato anche questo. E sono convinto che questa soluzione sia quella che ci porterà alla salvezza. Senti, ma quando siamo due punte piccoline, è normale. Alti come me, De Luca, Orlando, non so chi sei più vicini. Sì, dobbiamo giocare a palla a terra, come abbiamo sempre fatto. Non abbiamo altra soluzione, come abbiamo sempre fatto in questa partita. Ma quando si ha solo una soluzione non si diventa troppo prevedibile. Lo so, però poi non è che puoi buttare la palla e sapendo che non arriva. Quindi non è proprio maturo. Non è, in questo momento non è pronto, abbiamo provato, l'ho stimolato, poi avevi detto anche questo. Ho fatto anche allenamenti con del surplus, sì, evidentemente in questo momento ancora non è pronto, vedete anche sabato quando è entrato, domenica quando è entrato, ho fatto 2 errori proprio perché lui, secondo me, la partita è ancora una grande difficoltà per lui mentale, o sta settimana sono riuscito a sbloccarla, ma non vi dico come, oppure avrà delle difficoltà, perché tu ci speravi, ci avevi detto in io speravo, evidentemente sabato, domenica non mi ha dato le risposte giuste, cioè non può un giocatore a un minuto dalla fine fare un fallo quando la palla ce l'abbiamo noi. Dopo la partita hai detto, comunque siccome stiamo lavorando tanto, lui da soli, certo. Sono sicuro che ce ne vuoi adesso. Sono sicuro, allora, adesso oggi non è pronto, perché la categoria è ancora per lui ancora importante. Ho fatto un'altra cosa sta settimana, vedo se ce la faccio, se no vuol dire che dovremo fare con quelli che abbiamo. Va bene, senti, all'andata è stata una bruttissima partita. Bruttissima, è stata la più brutta partita da quando sono io, condita dal dietro, vicina a quella con la Salernitana. Esatto.
quindi è un momento bruttissimo, difficile, brutto, pensavamo, vedevamo tutto nero, quindi bisogna cercare, anche come ho letto l'intervista di Bellomo, cercare di, ma non vendicare, cercare di prenderci una rivincita, che non eravamo quelli, perché poi il campionato l'ha dimostrato, ma più che altro per la rivincita dobbiamo cercare di fare punti per la classifica, perché adesso la classifica è molto corta, quindi basta vincere due partite e ti ritrovi veramente in un altro posto. E quindi noi ci tenteremo domani, andremo là per cercare di vincere. Voglio cercare di vincerla domani, perché ce la possiamo fare, perché abbiamo delle nostre armi e voglio andare a cercare questi tre punti, non come a Frosinone. Dobbiamo andare a cercare di vincere questa partita. Il divario di punti è reale o è eccessivo Torino, viste le forze in campo? Loro sono stati costruiti per, io lo sapevo, per playoff. Io sono arrivato che eravamo ultimi, quindi non posso pensare altre che se non alla salvezza. Quindi per me quest'anno è un bagno di grande umiltà per pensare a un obiettivo piccolino, diciamo come traguardo, come società all'inizio, come salve, ma anche enorme per come si erano messe le cose, come si evolve. E se volete un altro piccolo stralcio di come è la nostra stagione, avevamo Costa che lo provavamo come portiere, ieri ha avuto un incidente e l'hanno dovuto portare all'ospedale per mettergli il collare. Quindi vedete com'è la stagione del Vicenza a questo periodo. Portieri, sì, il portiere, che il girone di ritorno, il portiere è una maledizione, che di solito sono dei punti fermi. Sempre lei nel porto. Mi riservo di pensarci bene. Mi riservo di pensarci bene perché l'allenamento di oggi ho visto dei progressi di Vigorito, quindi. Che però è sempre il problema è rilanciare. Un po' meno. Però Amelia viene da tante partite, comincia a avere forse un po' di stanchezza, quindi riservo questo. Loro non lo sanno, ma io devo pensare bene a come erano le gerarchie anche iniziali. Senti, perché Perugia è una squadra che insomma. Sì, io ho un grande ricordo del passato lì con la gente, perché sono stato bene, secondo me abbiamo fatto un ottimo campionato, da quel che si dice, lo ribadisco. Perché ho lanciato due giovani che poi mi sembra che l'abbiano anche venduto e quindi hanno fatto cassa. Ho avuto dei problemi anche lì di infortunio e quindi il decimo posto secondo me era un buon traguardo. Che però non è stato apprezzato. Assolutamente no, ma questo fa parte del calcio. È stato apprezzato, quindi ognuno ha il suo parere, è giusto che il calcio ognuno ha il suo parere. Io sono venuto via non è, e con grande serenità, ho lasciato la società con grande serenità, il pubblico alla fine mi ha fatto una festa, quindi mi sono lasciato bene. Se poi c'è qualcuno che è chiaro che non può piacere a tutti, e quindi lo accetto, però mi sono lasciato molto bene, specialmente con la curva del Perugia. Posto, passiamo alla TV. Ah, prego. Sì. Crescita di Dumbia. Ma Dumbia non è neanche convocato, no, così te lo dico subito in anteprima. No, Dumbia te lo dico, non è neanche convocato. Ecco, quindi la crescita o non crescita te lo dico, non è convocato. Ogni volta la domanda su Dumbia. Sì, è tutto, però gli chiedevo se c'era stata una crescita. Non è convocato. E quindi ecco, la crescita è stata questa. Né lui né Perfection. Quindi ho bisogno di gente che voglia bene al Vicenza. Ma sai che quando gli